Matteo, benvenuto al Mugello. Grazie. Matteo è il vincitore. Beh, buongiorno a tutti prima di tutto. Io sono Paolo Fabiano, responsabile marketing di KTM Italia. Sono qui con Matteo Bonamici che è un fresco vincitore di un concorso che abbiamo lanciato in occasione del lancio stampa e lancio all'ECMA della 1290 Super Duke R KTM ovviamente. E Matteo è il fortunato vincitore italiano che insieme ad altri tre partecipanti, un australiano, un tedesco e un inglese, parteciperanno a questa selezione per vincere questa moto. Matteo, cosa ne pensi? È stata una gran fortuna, una moto bellissima, non ti avrei mai pensato di vincerla, di vincere i concorsi al momento, e spero questa avventura porti un sacco di divertimento, un sacco di chilometri e un sacco di emozioni. Un sacco di chilometri l'hai detto tu, perché giustamente dovrai non solo guidare questa moto ma anche partecipare ad alcune sfide che KTM ti porrà di fronte. Sono sfide articolate, le più varie, da percorrere più chilometri in un giorno fino al momento in cui noi abbiamo fatto una foto al contachilometri. Quando raggiungerai 1290 chilometri ti dovrai fermare, dovrai fare la foto e dovremo vedere quanto tempo ci hai messo. Ma tante altre sfide che poi ti presenteremo più avanti. La cosa interessante è che questa sfida internazionale sarà tutta lanciata attraverso una pagina Facebook dedicata che verrà pubblicata a breve, dove tu avrai modo di sfidarti con i tuoi avversari. Però tu hai tanti like, diciamo, sei conosciuto nel mondo delle moto, quindi è sicuramente per te un fattore positivo essere in questo mondo da tanti anni. Al momento ci sono un sacco di persone, mi supportano e speriamo bene. Beh, tu te la cavi bene con le foto, giusto? Sì. Te la cavi bene col video? Sì. Su Facebook hai dei bei like, sì, sì. Twitter, Instagram, insomma tutti i mezzi. Allora, è possibile, su tutti i social possibili e immaginabili. Sì, la sfida è stata lanciata qui, o almeno la consegna della moto, prego, questa sarà tua per alcuni mesi. La consegna della moto è stata fatta qui al Mugello, la sfida partirà tra qualche settimana perché nel resto d'Europa e anche in Australia la moto arriverà più avanti. Però quale migliore occasione per un mugellasco, come si dice? Un mugellano doc. Matteo poi vive in un'altra regione, però nasce da queste parti. Quale migliore occasione quindi di consegnartela qui? Tu oggi hai già avuto modo di assaggiare, vedere una delle piste più belle del mondo. Una delle piste più belle del mondo, una delle moto migliori, se non, voglio dire, la miglior moto naked che c'è in questo momento sul mercato. E per cui tanto in bocca al lupo e facci sapere, fai dei grandi contenuti per noi. In bocca al lupo. Grazie mille a tutti.